l'Isola dei Fiori, il Giardino Galleggiante e ancora l'Isola della Primavera. Tutti appellativi per descrivere la splendida isola portoghese di Madeira, che insieme a Porto Santo e ad altre isole deserte forma un arcipelago nel bel mezzo dell'Oceano Atlantico. Clima mite e natura potente, che si esibisce con 14.000 specie di piante, sono infatti i tratti distintivi di quest'isola profumata, parte terminale di una catena montuosa affiorata in seguito a eruzioni vulcaniche risalenti a 4 milioni di anni fa. Ultimo approdo sicuro prima di attraversare l'Oceano Atlantico, nel 1418 Madeira fu raggiunta dal navigatore João Gonçalves Zarco, inviato dal re del Portogallo con l'ordine di conquistarla e renderla abitabile. Essendo coperta da una foresta impenetrabile, da cui il nome Madeira, ossia legno in lingua portoghese, il navigatore decise di appiccare degli incendi controllati per rendere il terreno coltivabile. L'ottimo substrato di cenere permise infatti la coltivazione di vite, canna da zucchero e banane, rendendo l'isola una terra di proficui scambi commerciali. La capitale di Madeira, Funchal, divenne un porto importante, ma anche un luogo di sosta di grande fascino, ingentilito dai rilievi circostanti e dalla sua splendida baia. È proprio da qui che inizia la nostra esplorazione dell'isola. Dis-me só a mim, linda portuguesa. Scegliamo di godere della bellezza della capitale dall'alto, prendendo la teleferica che dalla zona vecchia della città ci porta sino alla località di Monte. Una volta saliti a bordo, ci godiamo il paesaggio. Un fitto agglomerato di case dai tetti rossi parte dal mare e si sviluppa lentamente sui pendii delle colline, fino a lasciare posto unicamente alla vegetazione. Un anfiteatro naturale questo che preserva la città dai venti settentrionali, garantendo un clima favorevole tutto l'anno. Scesi dalla teleferica, la nostra salita prosegue. La nostra meta è infatti uno dei punti più elevati e suggestivi dell'isola, Pico de Areiro, che con i suoi 1818 metri è la terza vetta più alta di Madeira. Il percorso è un viaggio a tinte forti nel cuore pulsante dell'isola. Qui madre natura si è espressa nelle sue forme più variegate e nei colori più accesi. Piante in ogni dove, fiori cullati dal vento, fenditure scure e picchi che si stagliano nella luminosità del cielo, narrandoci l'origine di questo splendido lembo di terra.